Ascoltate anche voi, figlioli. Ricordiamoci che lo studio è alla base di tutto. Lo scopone scientifico è così chiamato perché si basa... Smorza un po' la televisione, per piacere. Avanti, cosa decidi? Sono pronto a trattare. No, papà, che fai? Zitti, stiamo a sentire il professore. Le carte, come si sa, sono 40, ma le combinazioni che ne possono scaturire distribuendole sono infinite. Il che vuol dire che su 100 miliardi di partite non avrete mai in mano due volte le stesse carte. Ah, non ci segreterebbe? So cose che fanno girare la testa. Ne consegue che ogni partita va affrontata come un caso a sé stante e in base all'esame obiettivo della situazione che di volta in volta si presenta. Sì, Topo? Che è? Che sono il telefono? No, è una bicicletta. Peppino, non mi segui? No. Professor, lei mi legge i libri. Mi riempie la testa di parole difficili, ma sa che non ci chiama più a giocare, che ce famo dei suoi insegnamenti. Pure stasera, vedi? Se siamo rifatti al bagno, stiamo qui a aspettarci su... Ma... Sta zitto, tu porta rispetto. Lo so, lo so. Chi è ricco, chi è potente, non può comprendere gli affanni, le ansie dei poveri. Lo stesso Omero, ragazzi, che voi studiate in questa vostra scuola di merda, diceva che mentre gli uomini lottano, combattono, vivono le loro tragedie, gli dei nell'Olimpo si comportano come esseri frivoli, crudeli, capricciosi. E noi gli volemo bene a sta vecchia, ci siamo pure affezionati. No. E questa è una debolezza imperdonabile, eh sì, perché come fate a vincere la guerra se durante le battaglie vi affezionate al nemico? E infatti stiamo a perdere la guerra. Allora...